Ben ritrovati con un'altra puntata di A Tu per Tu. Questa settimana abbiamo un collega, Paolo Ciao, Casalini. buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto Paolo. Grazie. Un collega che, insomma, Un esperto, no? assolutamente un esperto di Di politica, sicuro. politica. Ecco, esatto. Beh, di tante cose, anche di Diciamo, economia, ma sì, poi lui anche di, insomma. conosce tanti risvolti, Ecco. conosce insomma qualche un po' di gossip anche della politica, no? Visto che qui ci si sta avvicinando. Oramai siamo arrivati alle elezioni amministrative ad Arezzo e, non, e 8 mesi. obiettivamente si capisce poco di quel che sta succedendo, no? Perché qui. Ecco, intanto vorremmo capire, ma è normale che, so poi se non si sbottonano con noi, invece magari lui sa quello che succede nelle segrete stanze, ma è normale che ancora non si sappia nemmeno se il candidato è uomo o donna o, No, ma insomma, peggio mi ecco. sento, cioè non si è capito nemmeno quali saranno i possibili schieramenti, perché qui cioè, è vero che la politica anche a livello nazionale si muove ad una velocità stratosferica, no? Quindi si è cambiato governo e sono avvenuti insomma, dei nuovi accordi, eccetera, inimmaginabili solo 2 mesi fa. Quindi, ma a livello locale. Secondo te, che cosa si sta muovendo? Perché io vedo, a parte ora l'ultima uscita di Renzi dal Partito Democratico, che non si capisce che ripercussioni potrà avere a livello locale, anche se è vero che lui ha detto che loro non si confronteranno nelle elezioni amministrative, ma tutti conosciamo Renzi, che sappiamo benissimo che insomma, quello che dice. E può essere smentito nello stesso istante da lui stesso. Quindi la notizia di questi giorni che l'ex segretario provinciale del PD sembra che vada o sia andato con Renzi. E lo scontro, e quindi il centro-sinistra è veramente, non si capisce nulla perché non emerge una figura, non emerge. Niente, sappiamo che c'è tante cene, c'è tanti incontri, tanti salotti, ma nello stesso tempo il centrodestra, anche lì è difficile capire i rapporti di forza, perché se fino a luglio sembrava che la Lega aveva preso il controllo oramai di questa maggioranza che ambisse ad avere un suo candidato a Palazzo Cavallo, le vicende nazionali sembrerebbe che hanno rimesso in discussione anche tutti questi equilibri e direi che Ghinelli negli ultimi giorni è ritornato ad essere abbastanza presente e propositivo anche in considerazione di quello che è successo sempre alla stessa giunta, vedi la vicenda Coings, eccetera. Iniziamo dal Insomma, centro-sinistra. quindi se tu ci puoi un attimino aiutare a capire, Ma anche io per me. resto alle ultime dichiarazioni che sono state fatte ufficiali, in cui la Lega ha confermato che il suo candidato è Alessandro Grinelli. Dichiarazioni di un paio di mesi fa. La senatrice Nisini più volte ha ripetuto che loro riconoscono solo il candidato Ghinelli, non hanno intenzione di proporre nessun altro. Anche perché probabilmente hanno problemi di nomi da proporre. E quindi per me nel centrodestra, salvo che, e qui si apre una parentesi molto più complessa, salvo che non intervengano dei fattori esterni, il candidato sarà sicuramente Alessandro Ghinelli, non c'è dubbio. Anche perché il secondo Cioè, fattori mandato esterni esatto. parli chiaramente di di l'autorità tutto il centrodestra. giudiziaria, insomma. Non solo, non solo. Certo. Quello è un'incognita su cui ancora non sappiamo come finirà, siamo solo all'inizio di un'inchiesta che potrebbe finire in una bolla di sapone oppure anche avere dei risvolti sconosciuti. Lasciamo fare quella, lasciamo che prenda la sua strada, naturalmente è una variabile indipendente che potrebbe incidere anche fortemente, però per ora non la prendiamo in considerazione. Non dipende da nessuno degli attori in campo, almeno al momento, quindi non possiamo fare niente se non stare a guardare. Da un punto di vista politico, ripeto, credo che il secondo mandato al sindaco Ghinelli non sia neanche in discussione. Nessuna parte del centrodestra per ora lo mette in discussione, né Forza Italia che ha un po' sgomitato Grazie. recentemente, né tantomeno la Lega.
E quindi io credo che né così né pure Fratelli d'Italia, ecco, cioè io credo che al momento, se si votasse, oggi è il 24 di settembre, se si votasse il 24 di ottobre il candidato sarebbe sicuramente identico. Ho capito, ma ad esempio Gamurrini ha detto che non si ripresenta. Tanti viene messa in discussione dallo stesso partito. Ha detto che non si ripresenta, però poi va a Pontida. No, le variabili, attenzione, ci sono altre variabili importanti. Ora ultimamente era a Siviglia, mi sembra. No, ma prima ancora era Pontida. Siviglia era un cavolo suoi. Gira. Ma lui ha dichiarato che la sua presenza... Lo pubblica, quindi è pubblica la cosa. Fa i post lui. Cioè, era forse un impegno personale, in questo senso dicevo cavoli suoi, non che... però... Lui ha dichiarato che la presenza a Pontida era per motivi personali, di amicizia diretta con alcune persone che l'hanno invitato, e lui è andato a controllare, a vedere, a vivere il clima, però non ha mai fatto un passo deciso in quella direzione. Sempre no, è vero, questo è vero. Al di là del fatto che si candidi o non si candidi, il vice sindaco, che l'ho visto piuttosto stanco, anzi anche un po' depresso, è un modo di dire. Io non ce ne sottoscrivo, No. Noi l'abbiamo invitata a venire, ma lui non ha detto che è impegnato per un mese, quindi ora vediamo quando verrà. Sì, soprattutto diciamo stanco, quello di sicuro, si nota da quello che dice, si sente, si avverte. Insomma, l'assessorato ai lavori, la manutenzione è uno dei più stressanti, perché poi deve avere a che fare con quello che ti segnala la buca, con quell'altro che la buca non l'avete coperta. Sì, ma io penso che le difficoltà nascono anche da rapporti interni. Facevo per fare una battuta. Paolo, se te lo dico, ma non sono così convinto. Ma aspetta, perché poi c'è la seconda parte del discorso. Ecco, allora la variabile vera, sulla candidatura di Ghinelli è la variabile alternativa, cioè il fatto che si stanno cercando candidati per il livello regionale, che avverrà contestualmente a quello comunale. Ed è tutto evidente che se Ghinelli potesse avere uno sfogo in altra direzione, certamente il sindaco non lo rifà, perché fare il sindaco in una città come Arezzo vuol dire molta fatica, pochi soldi, molte responsabilità e poco potere, quindi il peggio del possibile è fare il sindaco. Io penso che sia una scelta drammatica, e se sono convintissimo Ghinelli trovasse qualcosa di diverso in cui impegnarsi politicamente, ci saluta tutti e se ne va, questo non c'è dubbio, come fece Fanfani la volta scorsa farebbe anche lui, e posso anche comprenderlo, umanamente lo capisco. Detto questo, per il momento non posso che ribadire dal mio punto di vista che non esistono candidati alternativi in tutto il centrodestra a Ghinelli, per ora non ce l'hanno, poi se dovessero uscire, però io credo che la Lega non sia intenzionata, almeno per quello che riguarda la senatrice Nisini, che l'ho vista molto vicina alle posizioni di Alessandro Ghinelli, o lui vicino alle posizioni di Nisini, vediamo un po' di capirsi. L'unica variabile che vedo in difficoltà, che potrebbe avere qualche perplessità nella ricandidatura del sindaco Ghinelli, potrebbe essere Forza Italia, ma non ci credo, onestamente non ci credo. Sì, oggi c'è questa uscita, insomma, dopo post verifica, questa famosa verifica che non si è capito mai chi l'ha chiesta, se l'ha chiesta Ghinelli a Forza Italia o viceversa, ma insomma... Ma chi l'ha chiesta, era necessaria, È stata fatta. L'assessore Tanti rischia davvero il suo posto in giunta, e secondo lei gli converrebbe rimanere con questo clima? Insomma, ma sai, a 8 mesi dalle elezioni anche andare e restare, di fatto possiamo osservare che la giunta è ferma. In questo momento in comune non esiste una gestione amministrativa o politica di qualunque natura, si tira a campare, si fa l'ordinaria amministrazione, ogni assessore tira avanti il suo, ma è visibile che c'è un momento di ferma, di stanca, in cui nessuno prende, non ci sono acuti, non ci sono iniziative, non c'è nulla di nuovo, ormai si aspettano questi 8 mesi elettorali per tenere le acque più calme possibili. Quindi cioè, che la Tanti resti o che la Tanti vada, credo che non importi né a lei e neanche a chi ne ha chiesto molto. Il centro-sinistra che aspetta, sollecitava Davide. Aspetta, ma io vorrei chiedere Davide il merito al centro-destra, perché invece io ritengo che ci siano dei grandi movimenti, uno di questi è sicuramente l'avvocato Ammirati, che è molto attivo, e quindi anche questo, se lui si muove, quindi evidentemente
lui è sicuramente molto all'interno del centrodestra, ma soprattutto della Lega attualmente, e quindi ritengo che non sia così pacifico, così scontata la posizione, non solo la ricandidatura di Ghinelli, ma proprio tutte queste forze che hanno composto il centrodestra alle precedenti elezioni, io le vedo in grande fibrillazione, vedi Rossi con la Mary Cornacchini, vedi, ripeto, questo l'avvocato che ho detto ora, cioè, e soprattutto vedo un gran fermento che può essere che dipende da quello che dice lui, che non si sa Ghinelli cosa vuol fare, quindi che prospettive o cosa gli viene proposto, ma credo anche che tutto sommato all'interno del centrodestra non sono soddisfatti di questa amministrazione, cioè questo aspetto non si può non sottovalutare e gli va data l'importanza che merita, perché evidentemente non ufficialmente, ma come sai benissimo Paolo, parlando, chi conta nel centrodestra fa delle confidenze che evidentemente non danno l'impressione che ci sia tutta questa grande passione per questo secondo mandato, quindi si stia lavorando invece proprio a una novità. Ma io considero la Realpolitik qualcosa di molto concreto. E, per esempio, il nome che hai appena fatto, quello di Paolo Ammirati. Lo vedo con difficoltà la capacità di Paolo Ammirati di riunire un popolo di centrodestra sotto il suo nome, perché comunque è un uomo che viene da una lunga storia, è stato vice sindaco di Lucherini e a quell'epoca militava in Alleanza Nazionale, molto vicino a Maurizio Bianconi. Credo che ci saranno grossi problemi. Apposta, lo vedi, allora hai cominciato a dire comunque sì, cioè, lui per questo dice, io dico, è vero che la Lega di Salvini è andata più a destra anche della Meloni, quindi loro forse si trovano bene, no? Sono sai, a casa, però ecco, il 34% o quello che mi ricordo quanto prese la Lega alle europee ad Arezzo, in tutte le amministrative, cioè quando nello stesso momento si votò sia per le europee che le amministrative, si vide che il voto dato alle amministrative si dimezzava rispetto a quello delle europee. Se alle politiche, se alle elezioni europee per il Parlamento europeo la Lega prendeva il 30%, nello stesso giorno alle quelle amministrative prendeva il 15%. Quindi andrei cauto sì, su questo exploit, su questi numeri. Vediamo, siamo tutti curiosi di vedere quello che succederà. C'è da notare che ad Arezzo è in via di scomparsa il Movimento 5 Stelle. In Italia ancora ha un terzo del Parlamento, più di un terzo del Parlamento. Ad Arezzo non ha mai sfondato. All'Italia governa, certo. Ad Arezzo non ha mai sfondato, sempre risultati abbastanza modesti, e in questo momento mi sembra che sia in grandissima crisi, sia come gruppo comunale, sia come movimento stesso. È scomparsa anche la sede storica del Movimento 5 Stelle, oggi occupata dal Partito Comunista. Quindi vedo che c'è una crisi in quella parte importante dell'elettorato. Dopodiché si apre il mondo del centro-sinistra. Ecco, lo apriamo dopo la pubblicità. Allora, parlavamo con il collega Paolo Casalini, insomma, di quelli che possono essere gli scenari sia futuri, che insomma di quelli che invece sono presenti, della politica aretina, perché insomma che se ne dica, anche noi, perché siamo un territorio di provincia, i nostri movimenti ce li abbiamo. E beh, insomma, questo centrosinistra io rilevo effettivamente che in consiglio azione sul Movimento 5 Stelle che... aspetta, sì, ricordiamo, no, perché magari chi ci vede dopo la pubblicità, sì, Paolo ha appena osservato che il Movimento 5 Stelle, nonostante abbia preso nella passata tornata elettorale per la prima volta due consiglieri del Consiglio
comunale, no, in realtà anche no, uno, sì, due, no, due. Erano due anche quello precedente, Lucio Bianchi e Daniele Farzetti, hai ragione, sì. Comunque, insomma, effettivamente questa scomparsa dell'attivismo, no, allora intanto vorrei dirvi, allora, se pensare che è scomparso il movimento perché non c'è la sede o perché ci possono essere dei problemi per i consiglieri eccetera, non è la realtà, perché il movimento, come voi ben sapete, ha sempre altri canali per gestire i rapporti con il proprio elettorato, quindi io non credo assolutamente che il movimento sia scomparso. I risultati ottenuti alle ultime amministrative sono stati sicuramente, furono penalizzanti per il movimento, per la fuoriuscita di Daniele Farzetti in prossimità proprio delle elezioni, e quello secondo me ha creato anche un certo sbandamento successivo. Però ripeto, quei voti che prende il movimento sono voti che, se il movimento è presente o con le nuove forme di collaborazione specifiche, ci sono sempre, e i contatti ce l'hanno sempre, mi risulta anche dei vari blog, dei vari ex meetup che ci sono, i contatti ci sono, quindi non è che non esiste, sicuramente ha perso quella visibilità che aveva fino a poco tempo fa con i gazebo, con la sede. Però questa assenza in consiglio, cioè c'è un'assenza anche fisica di uno dei due consiglieri, ma è un'assenza proprio anche di, no, di attività politica, cioè non sono mai stati, ma certo, prepotentemente eravamo abituati, oppositori di questo, ho capito, governo. Eravamo cittadini abituati con Lucio Bianchi e Daniele Farzetti, che non mancava giorno che erano nei media. Però, okay. No, ma l'opposizione non si fa nei media, si fa in consiglio. No, ma anche in consiglio comunale. Loro lavoravano anche in consiglio comunale, lavoravano e poi esternavano anche nei media. Chiaramente, ripeto, questo è uno dei grossi problemi del movimento, che non ha una organizzazione nei livelli locali. Per quello che mi risulta, ho sentito dire, insomma, l'obiettivo dovrebbe essere proprio quello di ricostruire rapporti a livello locale, per riavere un'organizzazione, perché attualmente il movimento si è spostato nelle stanze del potere nazionale, e quindi dialogano i parlamentari con chi governa, ma il resto è un po' così. Però avete visto che anche quando c'è stata la votazione sulla piattaforma Rousseau, mi risulta che più di 1000 voti venivano da Arezzo, quindi insomma non sono pochi, non credo che le altre forze... Ma non sono neanche tanti. Ma è perché gli altri, quanti sono i partiti che possono, cioè che hanno un numero tale di iscritti? Quindi non è vero che il movimento non c'è, credo che si dovrà riorganizzare, proprio venendo ora al centro-sinistra. Io credo che vedremo quello che succede il 27 ottobre in Umbria. Però c'è questa grossa novità, Paolo, che... Primo candidato che viene sostenuto da entrambe le forze politiche. Quindi si è sta una civica, però, estendendo l'esperienza nazionale all'esperienza locale, e questo credo che, loro dicono, a dimostrazione che c'è un accordo politico e che quindi si può ripetere anche a livello locale, questo credo sia un elemento di novità che anche su Arezzo potrebbe essere praticabile. Sarà il Movimento 5 Stelle a far rinascere questa voglia di centro, quindi PD e Movimento 5 Stelle di centro-sinistra? La vedo complicata, però tutto può accadere. È complicata perché comunque è un movimento che fino a luglio, non più tardi, viveva dell'opposizione alla maggioranza, ma anche dell'opposizione forte contro il PD. E in 8 mesi in Umbria sono stati capaci di fare questo, però ho molti dubbi che un accordo politico siglato ai vertici possa trasformarsi in un accordo che coinvolga poi la base. Può darsi, è difficile. Perché tu dici ogni territorio ha la sua storia? Sì. Non scommetterei un centesimo sulla vittoria di un accordo PD 5 Stelle in Umbria in questo momento, non scommetterei nulla. Però naturalmente il voto a volte lascia delle grosse sorprese, però
in questo momento la vedono molto complicata. Va da sé che il bacino però del centro-sinistra sia assolutamente più con il Movimento 5 Stelle, cioè nel senso sono molti ex delusi, no? Comunque no. Dalle politiche anche di centro-sinistra, guarda, cioè coloro che sono confluiti nel Movimento 5 Stelle, quella è un po' la loro storia, sì, indubbiamente. No, poi ma non solo, c'era non un po'. Sono, c'era, sì, c'era assolutamente, un po', ma la maggioranza, ecco, ne converrai che Di Maio non lo vedo come uno di centro-sinistra, ma detto questo... Ma no, io invece penso che, ripeto, quel voto in quella piattaforma sull'accordo col PD ha dimostrato chiaramente che la stragrande maggioranza del movimento... Sì, ma non confonderei gli iscritti al movimento col bacino elettorale. È un voto molto rappresentativo. Cioè, sono 100.000 iscritti a fronte di 10-12 milioni di votanti, insomma... Meno dell'1% guarda, degli fidati, elettori. Secondo me il dato è molto eloquente e si può sicuramente espandere sull'elettorato. Cioè, l'elettorato del Movimento 5 Stelle, soprattutto quello del 4 di marzo del 2018, la maggior parte veniva da sinistra. E secondo me non solo veniva da sinistra, ma era quell'elettorato che forse anche dal centro a questo punto si voleva liberare di Renzi. Di Renzi, sì. E questo, diciamo che un PD senza Renzi è sicuramente più probabile. Un PD senza Renzi che chiaramente è da ricostruire, ma sicuramente e a questo punto capisci che PD liberato di Renzi in un accordo politico col Movimento 5 Stelle, io credo che le prospettive siano enormi, oltretutto anche per Arezzo, perché se veramente, come abbiamo detto prima, sarà Ghinelli il candidato del centrodestra, evidentemente per tutto il resto del centro-sinistra, non dico che parte in svantaggio, ma sì, a meno che ci siano esplosioni di quelle indagini giudiziarie, ma altrimenti le possibilità di riconfermare il secondo mandato per un sindaco come Ghinelli ci sono, e quindi a questo punto forse Arezzo potrebbe essere di nuovo una di quelle occasioni, come l'è stato l'Umbria, cioè certo. Di fronte oramai alla perdita sicura te la giochi, e questo, io credo che l'unico nel centro-destra... fammi finire, questo potrebbe... Perché lo sappiamo tutti che nel fermento, nel centro-sinistra, quindi i papabili candidati smanettano, sono tanti. Cioè il problema del centro-sinistra, l'impressione anche questa volta, non è trovare il candidato, è riuscire in tutto queste bande che si stanno confrontando, riuscire a farne emergere uno senza scontentare gli altri, col rischio che poi ci si trovi con 50 candidati a sindaco. La lista Lenzuolo, come spesso Arezzo ha avuto, insomma. No? E comunque credo che nel centrodestra l'unico che potrebbe impedire la candidatura di Alessandro Ghinelli sia Alessandro Ghinelli. Decisamente. Questo è di sicuro. E vabbè, allora, venendo al centro-sinistra, insomma, i nomi che si fanno sono tanti, Pochi minuti che siamo in chiusura. Sono tanti, quindi quali cominciamo. Diceli te, Paolo. Il papabile per eccellenza, si ritorna sempre l'immarcescibile Vincenzone Nazionale. Sì. Lui, non c'è dubbio che sia in questo momento il candidato. Anche lì, però, vediamo, perché naturalmente tra fare il candidato sindaco di Arezzo a rischio sconfitta o essere riconfermato in consiglio regionale, penso che neanche lui non abbia dubbi, no, insomma, no, cosa scegliere. No. E questo è il candidato principale. Poi naturalmente c'è il nostro Luciano Ralli, che è sempre disponibile. Questo nome che è uscito, questo chirurgo De Angelis? De Angelis è il candidato ufficiale, dovrebbe essere il candidato ufficiale di Calenda. Ah. Quindi è il coordinatore del gruppo Siamo Europei, quello che fa capo a lui. Ma non saprei, può darsi. Tempo fa di nomi ne ho sentiti tanti. Sì, no, effettivamente. Di nomi ne ho sentiti tanti. Ho sentito fare quello di Marcello Carimani, Luciano Ralli. Sì, come no. Ho sentito
qualche proposta venire dall'area centrista, quindi qualcuno aveva pensato anche a Stefano Tenti. Sì, c'era fatto anche il nome di Stefano Tenti. Però mi sembrano tutti candidati per il momento. Andrea Sereni. Un po' della prima ora, dopo è un pochino... Sì, sì, lui stesso si è eclissato, si è un po' tirato in parte, si è messo in parte da solo. Non sarei così convinto, ma insomma... Va bene, dobbiamo veramente chiudere, assolutamente, come dire, abbiamo magari il piacere di ritrovare Paolo per una chiacchierata un pochino più forse a ridosso di quando le carte insomma saranno un pochino più scoperte. Intanto come va questo sito, così almeno bene. Formarezzo, tutto bene? Sì, vedo che sì. Insomma anche lui è abbastanza pungente nei suoi articoli. Si cerca di fare una controinformazione finché possibile, ma insomma vediamo. Va bene, grazie a Paolo Casalini, noi ci vediamo la prossima, grazie, la prossima settimana. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti.